Ciao, benvenuti nel video di oggi. Io e Lara ci scambiamo i trucchi. Con l'occhio nero. Come va? Con le guance di Heidi. Non me ne sono accorta. Capito? Faccio un filo da pesca, un ragnetto, una ragnatela con un ragnetto. Sembra un bikini quello che hai disegnato. Il mascara. I trucchi, esatto, l'ha detto lei. Oggi scambieremo i nostri make up e ci truccheremo con i trucchi dell'altra. Già. Quindi io userò i trucchini di Lara e lei userà il cemento di mamma, gli scalpelli e appunto gli stucchi miei per truccarmi. Ok, hai un po' paura? Tantissima. C'è anche l'eyeliner, ce la farai? Tutto devi usare, non lo so, devi usare quello che vuoi. Allora, Lara, ecco queste tutte le tue cose. E questa invece è la trossettina di Lara. Ovviamente lei è una bambina e quindi ha dei trucchi adatti e consoni alla sua età. Quindi io sono dell'idea che alla sua età qualcosa per giocare in casa può fare quello che vuole. Però per uscire magari giusto un glossettino, qualcosa di trasparente, ma non può andare in giro truccata a questa età. Dai, infatti non me lo metto mai. Vabbè, ogni tanto un glossino, sì, dai. Già, ok, quindi oggi facciamo questo esperimento e vediamo che cosa succederà. E ovviamente io diventerò, secondo me, una bomboniera perché è tutto rosa, però proverei. Allora, Chicca, da cosa devi cominciare? Ok, Lara, comincia con la base. Questo è un... c'è un capello nell'occhio. Questo è una BB cream di Dior con protezione solare. Vai, tesoro. Okay. Comincia, la devi prima spalmare come se fosse una cremina. Così? Sì, sì. Così, vai. Spalma la sua dita e spalmatela in faccia. Ok, questa è abbastanza uniforme. Non è molto, molto coprente, Ancora uso degli stucchi leggeri. Mentre io intanto mi affaccio e vedo le cose. Spalmala con questo pennello. Ok. È un pennello di tipo a trama fittissima che serve proprio per il fondotinta. Io invece che cosa posso fare? Qui non c'è niente, posso utilizzare gli ombretti. Così. Bravissima. Vuoi coprire un po' di occhiaie? Ok. Allora metterai un pochino. Ma vedi che non chilo. Quante occhiaie, quanti problemi questa bambina. Ok, questo copre tantissimo, quindi stai... Oddio, troppo. Sotto le occhiaie e lo spalmi. Ok, devi spalmare. Allargalo un po' così. Non sbaglio con queste? Prima con le dita, un pochino, ok? Con queste? Sì, adesso direi con quello. Metti e togli. Invece io ero arrivata agli orecchi. Ok, adesso ci sono con e senza. Adesso devi passarti un pochino di questo fondo in polvere. Con questo? Con la spugnetta. Ah, che c'è la spugnetta incorporata? Non l'avevo vista. Okay. Mentre io vado con questo. Lo scelgo. Rosa. Poga, guarda che ti stai facendo. Un chilo di messo. Come? Sì, mi sono tonnellata. Ok. Questo serve per asciugarti la pelle. Ok, questo fatto. Fatto. Adesso ci devi fare il contorno. Prendi quella dorata lì, esatto. La devi mettere col pennello largo qui sotto. Questa parte qua e qua. Sì, per smagrire i visi ciccioni. In questo? Sì. Ora. Brava. Io invece sto diventando una Barbie. Ok, fatto. Ok, e ora il blush. Quindi adesso devi prendere questa mega palette. Scusate un attimo, alzatevi. Vai, prendi, opla. Okay. E devi scegliere un colore tra questi. Con il pennello. È caduto il mio pennellino. Vai. Ok, quale scegli? Con questo. Sì. Questo rosa, direi. Sì, quello che scelgo sempre pure io, infatti è quello più usato. Vai. Questo sopra? Brava, sulla parte in alto, ok? Lo devi sfumare verso le orecchie però, devi andare verso giù. Un altro po'?
Finora stai andando molto bene. Ok. Faccina. Perfetto. Okay. E siamo arrivati anche a questo. Adesso sembro Barbie, anch'io. Anche tu sembri Barbie. Io continuerò a farmi l'altro occhio color fragolina. Color e... Posso farlo con righello? No, no, vai senza righello. Lara e l'eyeliner. Vediamo come andrà. Occhio perché... Non andava prima il mascara? No, il mascara va per ultimo. Se metti il mascara prima e poi l'eyeliner, succede, ti arrestano. E alla polizia ti arrestano. Sì. Vuoi sì. Lei d'arresto? Sì, non si poteva fare! Ok, così. Io sono rosa, rosa, rosa. Ok. Ok. No, non devi sbattere le ciglia. Con l'occhio nero? Sì, bellissimo. Si sta anche stampando sul sopra, guarda. Ma troppo bassa la stai facendo la puntina, eh? Stai andando troppo sotto. Ecco, perfetto. Bene, molto bene. Sei bellissima. Che faccina che hai? Mi sa che lo devo rifare. Eh no, ormai è così. Ah, ma sai quante volte... Oddio, mi sento l'occhio appiccicoso. Eh sì, perché hai messo tanto liquido. Io adesso devo trovare un rossetto, invece. Ah no, aspetta, il blush. Il blush c'è. Eccolo. Però tu non hai pennelli, quindi lo dovrò mettere con le dita. Come va? Molto bene, ok. Va, che bello con le dita, come viene bene. Guarda che, guarda, l'ho fatto perfetto. Perfetto, quasi. È benissimo, è perfetto, guarda, è veramente, hai fatto un capolavoro. Capisci quando, adesso quando io mi sto mettendo l'eyeliner e voi venite a parlarmi, ma, perché io vi dico, zitti che mi sto facendo la riga, perché... Se uno si distrae poco poco, la mano trema e succede un pasticcio, ok? Beh, io sembro sempre più una bamboletta. Ok, perfetto. Perfetto, benissimo. Questa è qua sotto praticamente. No, ma mettine un altro po' perché... io lascerei così. Adesso... Eviterei di continuare, mentre io sto cercando un rossetto. Stai facendo una stellina, un cuoricino, un teschio, che stai facendo? Un cuore. Faccio un filo da pesca, una ragnatela con un ragnetto sotto. Sembra, sembra un bikini quello che hai disegnato, guarda. Croce, X, croce. Io metto il rossetto in ghiacchi. Oh, questo è bello. Carino. Ho fatto un cuoricino. Questo va bene pure per le mamme. Questo è il Miss Cookie. Sì. Guarda, è perfetto. Guarda, ho fatto il cuoricino. Bene. Come coprire i pasticci con le liner disegnando cose a caso. E poi che devo mettere? Il mascara. Questo no. Sì, l'illuminante. Ah, vai, l'illuminante. Questo. Sul naso si mette. E un pochino sugli lucido. Zigomi. Lucido, esatto. Andrebbe messo anche qui, ma ci hai fatto già... Non passare sul nero, sennò fai I un... zigomi sono... Gli zigomi sarebbero questa parte qua, ma hai già fatto quel pasticcio lì, quella cosa. Ok, il rossetto l'ho messo e si mette pure un pochino di grosso. Ho fatto il cuoricino perché praticamente... Perché praticamente? Perché praticamente la mia skin è di Zepeto, perché io ho Zepeto, praticamente... Ha il cuoricino. Ha il cuoricino disegnato perché me lo sono voluta mettere. Ok, la mascara. Usa quello nero che è meno problematico di quello waterproof. Ok. Questo? Sì, questo. L'ho preso uno a caso. Sì, io ho un mascara, questo qui, uso sempre questo, che è del Lidl. E costa 3 euro, però è waterproof e poi dopo non riusciamo più a cancellarlo. Quindi è ripo. Occhio, perché questo ti allunga tantissimo i capelli, sì. Non vi spaventate. Ok, occhio, perché le due ciglia sono mega lunghe. Leggera, leggera, poco. Ok. Cioè, guardate la differenza tra un occhio e l'altro. Ma io sembro senza ciglia, perché senza riga, senza eyeliner, senza niente, con le guance di Heidi. Bello, anche il naso mi piace col mascara sul naso, è bellissimo. Non me ne sono accorta. E capita sempre, perché in genere dalla mano giusta uno fa così, l'altro occhio o cambi mano oppure il naso è... Però con la mano sinistra non so manco scrivere il mio nome. Che altro è rimasto da mettere? Il rossetto, Lara! Scegli un rossetto o un gloss, prendi un gloss che almeno limitiamo i colori perché... Vabbè, questi due... Troppo. No, troppo. Questi sono i liquidi di Kiko.
Forse ce ne sta uno un pochino più blando. Cos'è questo? Questo è un... No, questo è un burro cacao, non vale. No, usa questo. Dai, questo, va bene? Può andare? Okay. È delicatino. Perché ridi? Perché mi fai ridere? Ah, anche certo. Perché penso che tra poco veramente sarai tu. È il 02. Sarai tu ad avere i trucchi e io ruberò i tuoi. Okay. Comunque se lo volete comprare il 02. Questo sì, è il metal liquido 02 di Kiko ed è fantastico. È uno dei rossetti più belli dell'universo e lo uso quasi sempre. Ok, dai. Ah. Ok. No! Ah. E può uscire. Così, fium, ok. Una Ferrari che parte. Hai finito? Sei pronta? Sei truccata? E io non ho nient'altro da mettermi. Oh, ho trovato un po' di profumo. Ok, io mi profumerò. Ok. Hai capito? Chanel, là, nella borsetta sua. In realtà me l'ha dato mamma, sì, perché me era un in campioncino. Me l'hanno regalato in profumeria e l'ho dato alla mia ciccina. Ok, e il nostro esperimento... di scambio make-up è dobbiamo finito. Solo praticamente confrontare le differenze. Allora, le differenze che io sembro un pupazzetto, cioè troppo rosa ovunque, che per carità, poi ho gli occhi piccoli così perché non c'è appunto né mascara né eyeliner né niente. Invece pure non ho niente che mi copra le rughe, quindi sono pure vecchia. E ok, però tutto sommato io non mi trucco mai tantissimo, quindi tutto sommato ci può anche stare. Allora, le guance tipo mamma e Heidi. Heidi, esatto. Invece sono meno... Tu sei meno Heidi, però c'hai tutta la parte del contouring. Hai questo stacco, qui c'è uno stacco, cioè si vede l'illuminatore tipo non sfumato, che si vede, vedi, bianco, rosa. No, con la, in teoria si andrebbe... Ah, con la spugnetta. Non mi sporcare i pennelli. Ah. Tecnicamente andrebbe con la spugnetta, è proprio? Ok. Okay. Va, meglio, sì, non c'è più lo stacco. E tecnicamente il cuoricino che vabbè è un cuoricino, pare un cacchina di piccione. Okay. Ma dai, questo sembra un piccione. Sì, esatto, è la cacchina del piccione, il piccione che vola. È vero, guarda, sembra che sta con le ali così e sotto il piccione ha fatto qualcosa. Ok, questo, è venuto carino. Questo video l'abbiamo fatto per ridere ovviamente, perché insomma è un momento di complicità mamma e figlia, però fa capire un po' di cose, ossia che c'è un'età per tutto, cioè che all'età mia è inutile andare in giro truccati come appunto una Barbie e che serve qualcosina di un pochino più sobrio e ovviamente più liftante, mentre invece una bambina è bella com'è, quindi magari ecco truccarsi è complicato e che se magari vi truccate molto presto, invece di truccarvi vi fate questi mascheroni di così eccetera, man mano Lara ha già qualche suo trucchetto che alla fine da lontano questo è venuto bene a vedere da lontanissimo, da vicino se, sì, se tu da lontano se vai nell'altra stanza è venuto benissimo. Guarda. E ovviamente questa cosa per uscire non sarebbe possibile. Ho fatto un sondaggino di recente quando abbiamo aperto i trucchetti di Sbabamo, questi qua Miss Cookie, abbiamo fatto un sondaggio su che età sia giusta per truccarsi e in tanti avete risposto che appunto verso le scuole medie qualcosina trasparente, quindi siete tutti quanti molto tranquilli nell'approcciarvi ai trucchi, però qualcuno mi ha scritto giustamente che ci si può truccare anche prima se si fanno gare di ballo, saggi o altro. È vero, c'è il trucco di scena che ovviamente sì, è tipo quello per le pubblicità. Esatto, Larina è stata truccata quando ha fatto gli spot pubblicitari, ovviamente l'hanno resa tanto trasparente, hanno messo un pochino di fard e poco mascara e l'hanno fatto i boccoletti, quindi era molto molto naturale comunque sia. E basta, ognuno deve vivere la propria età perché è giusto così, insomma i trucchi devono aiutarci a sentirci più carine ma non devono né fare il miracolo come nel mio caso che ormai il miracolo non avviene più e né esagerare perché sembrate poi delle maschere, insomma. Comunque vi siete divertiti? Se vi va fatelo con la vostra mamma, chiamatela e dite mamma facciamo questo gioco, scambiamoci, vi mettete davanti allo specchio e riderete come abbiamo riso noi. E soprattutto disegnatevi piccioni che fanno le cose di sotto. Va bene. Ok. Come la mia skin di Zepeto. Se volete seguirci su Zepeto, mettiamo in descrizione il codice suo e quello di Lele. E di mamma. Ma io non ci gioco mai. Comunque, ragazzi, grazie per aver visto questa piccola. Non direi neanche che una challenge. Già. Questo scambio di cose e magari ne faremo delle altre più avanti. Intanto se vi è piaciuto questo video mettete like e iscrivetevi al canale, se volete fatelo pure con la vostra mamma perché vi divertirete un sacco e ridete un sacco. Sopra Lara metto i bollini dei nostri canali e qui e dove sto io ci sono invece delle cosine carine da vedere dopo. Un bacio a tutti quanti, ciao ciao ciao.